beloved by millions. Introducing macOS Sonoma, a big new release that will make your Mac... Voi pensavate che dopo aver cambiato portatile il ThinkPad sarebbe stato finalmente libero dall'avere il suo sistema operativo cambiato costantemente? Ovviamente pensavate male. Avrò un altro computer, avrò anche la maturità, ma è uscita la beta di macOS Sonoma e va installata. Tra l'altro io avevo appena finito di far funzionare Ventura su quel PC, quindi GG! Per voi questo è altro. Chi fosse nuovo o non si dovesse ricordare le specifiche del ThinkPad, abbiamo un i5-3320M con un Intel HD Graphics 4000, 8 GB di RAM, un SSD di 240 GB. E su questo computer ho installato praticamente qualsiasi versione di macOS da Catalina fino a Ventura, ora come ora. Lo step numero 1 per installare macOS Sonoma è scaricarlo. Il problema è che stavolta, essendo ancora in beta, non c'è la possibilità di scaricare la recovery direttamente da Windows usando il tool di Dortania. Quindi si passa al piano B, scaricarlo da macOS Ventura. Sfortunatamente però anche il metodo di Dortania per scaricarlo da macOS non mostra Sonoma, probabilmente perché il mio di Apple non è abilitato al programma developer di Apple. Dato che non ci sono arrivato subito, ho cercato su Google un tutorial che mi ha fatto scaricare un PKG a caso che, dopo aver installato, ha effettivamente installato install macOS 14 beta.app nelle applicazioni. Credo non sia la cosa più legale della storia, ma in teoria quest'anno la developer beta è gratuita in ogni caso, quindi... scusa Apple. Dopodiché ho preso una USB, l'ho formatata in macOS Extended Journal e ho usato un comando complicato dal terminale per creare la USB di installazione. Al primo tentativo però non ha funzionato perché la benedizione del disco di installazione ha fallito. Io sono confuso. In realtà si era semplicemente staccata la USB, però al secondo tentativo invece si crea senza problemi. Il problema è che una volta creata la USB non c'era effettivamente una partizione EFI dove mettere la EFI, che tra l'altro era già aggiornata all'ultima versione di OpenCore, se voi ve lo stesse chiedendo. Ho provato a montarla su macOS con Mount EFI e anche a montarla da Windows con DiskPart, ma proprio non c'era una EFI. Sospettino. Nel dubbio provo a copiare la EFI direttamente nella router della USB, ma indovinate un po', non funzionava. Dopo un po' di ricerca mi rendo conto effettivamente che siccome DiskPart è fatto circa coi piedi, non avevo formatato l'intera USB ma solamente una partizione. Dopo aver abilitato Show All Devices ho potuto formattare la USB selezionando il GPT, non quello delle AI, e stavolta avevo una EFI montabile con Mount EFI. Quindi copio la EFI di OpenCore ed eccoci qui nell'installer di macOS Sonoma. Sfortunatamente l'SMBIOS che avevo scelto, ovvero il modello di MacBook vero che il ThinkPad faceva finta di essere, non era supportato da Sonoma, quindi toccava cambiarlo. E siccome sono un idiota, avevo già formattato il disco di Ventura, quindi tocca cambiare la EFI da Windows. E vorrei dirvi che montare la EFI su Windows sia stato molto facile, eppure no, ci sono volute le bestemmie. DiskPart è idiota e Mountful funziona a caso, quindi io stavo a un certo punto per mettere OpenCore al posto della mia EFI di Windows del fisso, e lì penso che non scendevano le bestemmie, salivo direttamente io in Vaticano e mi facevo scomunicare. Cambio SMBIOS, ributto l'installer e si installa, circa. Al primo tentativo decido ogni tanto di ritornare nell'ambiente di installazione e dare un errore strano, però poi riprovo l'installazione e va tutto liscio. Arriviamo all'out of the box experience, che in realtà, per essere comunque senza driver video, era decisamente più fluida di com'era su Ventura o su Monterey, e non ho sofferto nel farla. Arrivati però ad OS buttato e quindi nel desktop, una cosa che noto subito, anche se c'era pure su Ventura, è che Safari è estremamente buggato e il 90% delle pagine web manca, cioè la pagina carica però non ci sono i tasti. Usando quindi l'altro PC e una USB scarico OpenCore Legacy Patcher, il tool che su Ventura e Monterey utilizzavo per appunto fare funzionare la scheda video integrata. Provo a usarlo per patchare i driver grafici anche qui su Sonoma, solo che stavolta potrebbe non star funzionando letteralmente una ceppa. Infatti dopo aver abilitato la patch letteralmente il sistema non funziona più. Bootloop a caso facendo cose strane, al che decido di reinstallare Sonoma, riesco a reinstallarlo, riprovo CLP e non cambia nulla. Potrei riprovare e verificare se la definizione di follia di Einstein fosse ancora vera, ma ho preferito andare su GitHub e controllare le issues per vedere se qualcuno avesse il mio stesso problema. E quello che scopro è che nella mia scheda video integrata su macOS Sonoma OpenCore Legacy Patcher ancora non è minimamente supportato. A saperlo prima mi risparmiamo gli scleri. Ok, allora siamo senza driver grafici, infatti le prestazioni sono... sì. Ma che ne dite di provare comunque qualche nuova feature di macOS Sonoma? Allora, macOS Sonoma introduce infatti un sacco di nuove feature, come ad esempio... no, perché poi c'è anche... sì, esatto, e infine... no, vabbè, avete capito. Ok, no, i widget. Quelli in teoria ci sono. Ma sarà un attimo complicato, quindi con calma. Anche perché ciò implica che io mi devo ricordare dove stanno. Qui. Il calendario. Place widget directly on desktop and hide iPhone connected widgets. Io il mouse l'ho mosso sul... ma che ci stiamo? Aspetta. Con calma.
Con Karma. Allora, se io adesso provo a trascinare questo qua. Ok, è un'esperienza complicata, però vai. Ragazzi, non sta laggando il video, sta letteralmente... È l'esperienza che sto vivendo io in questo momento, allora. Proviamo a prendere questo qua, questo il widget misterioso. Ok. Ah, quindi scompaiono da questa sezione qua. Io voglio vedere quella roba dove tipo se provo a mettere... Cioè, se ci sono un sacco di icone fa scappare le icone. Cioè, se faccio tipo così. È bellissimo. Oddio, sono caricati. È caricato Yahoo Finance. Sponk. Mi sto divertendo troppo. Allora, altre feature che ha Sonoma. Non so se Safari è aggiornata alla beta già, ma in teoria le web app. Ok, web app su Mac c'è scritto, quindi si deve poter fare. Sì, apro tipo ad esempio Google. L'unica cosa che sembra avere senso è AdDoc. Vediamo che fa. Però mi sa che mette il collegamento e basta. No, oh, aspetta. Un'icona sarà aggiunta alla tua doc e al tuo launchpad, così potrai velocemente accedere a questa web app. Ok, ok. C'è una G. Guarda, io quitto Safari. Clicco la G. Oddio, ma è bellissimo. Ah, ma c'è proprio il nome là sopra, come se fosse un'app a sé. Ma è proprio una figata. Quando è che mi date Safari su Windows? Quindi, curiosità. Cioè, se io adesso tipo facessi... Sono su Safari, ok? Faccio qua e faccio proprio quit. Mi chiude anche la web app. Ok, io non mi ricordo veramente che altre feature abbia macOS Sonoma, quindi macOS changelog. Ok, 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 cioè praticamente quando tu cambi sito, invece di distruggerti la web app, fa semplicemente che ti apre Safari. Ok, che buono. Ah, c'era la lock screen che volevo vedere, è vero, fatemela vedere. Ragazzi, è letteralmente... Cioè, ok, allora. Ah, io so che in realtà è quella dell'iPad. Cioè, questo è letteralmente il mio iPad, ha la stessa lock screen. Ma vista su uno schermo grande, è quella di Windows 11, ragazzi. Cioè, non ci sono altre storie. Non so perché la password sia sotto. Sono in realtà curioso, ma giusto per... E non penso di aver mai fatto questa cosa in vita mia, quindi adesso scopriamo come si fa. Se ho più utenti, cioè, come spuntano sotto? Sono curiosino ormai. New full name. Full name. Sì, questo. Password. 1, 2, 3, 4. Ok, 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 che l'ho creato, quindi magari facciamo direttamente tipo logout. E voglio un attimo vedere questa cosa. Allora, se qualcuno prende questo screen e mi dice guardate la lock screen di Windows 12, probabilmente ci credo anche. Ok, very, very carino in realtà. Approvatissimo. Detto questo, io spero che questa breve avventura nei meandri di macOS Sonoma vi sia piaciuta. Tra l'altro vi vorrei avvisare che finalmente siamo tornati con i video. Sarà un mese, un'estate incredibile, quindi iscrivetevi, attivate la campanellina, fate tutte quelle cose, seguitemi nei social perché veramente caccheremo tutto. Invito a passare appunto da Instagram a Twitter, al mio secondo canale, da Telegram e Discord. Qua c'è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!